In inverno è possibile scaldare un camper gas-free solo con il riscaldamento elettrico e dormirci dentro la notte? Noi crediamo di sì e adesso ti raccontiamo la nostra esperienza. Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Alice. E io Daniele. E ci troviamo a bordo di Vaniglia, il nostro T4 che abbiamo camperizzato da soli. Stiamo per farvi vedere il secondo test del riscaldamento a pavimento, perché la volta scorsa avevamo lasciato il portellone, quello lì, leggermente aperto e non avevamo nemmeno gli oscuranti termici. Quindi questa volta ci riproviamo e vediamo come andrà. Ora sono le 18:30, siamo appena entrati in Vaniglia, accendiamo il riscaldamento. In questo momento ci sono 13 gradi, fuori sono 5 gradi, il camper non si è scaldato molto perché non c'è stato quasi sole. Siccome stanotte vogliamo dormire qua e non lo faremo sul pavimento come nel video scorso, ma lo faremo sui sedili, adesso montiamo gli oscuranti termici che ci siamo procurati, che non avevamo settimana scorsa, che abbiamo acquistato sempre dal sito Serial Combi, che vende un sacco di cose per i T2, T3, T4, T5 e T6. Eccoli qui. Questo è quello che va sul posteriore. Abbiamo messo già le ventose. Abbiamo acquistato 4 oscuranti, il set da 3 che è per i due finestrini davanti e il lunotto anteriore, e questo che va sul portellone posteriore. Mentre le due finestre sono quelle con la camera d'aria integrata, quindi teoricamente non dovrebbero disperdere molto. Procediamo con l'installazione. Ci ho messo 5 minuti a montarli, sono super semplici, ma come tutti gli oscuranti. Chi ci segue da un po' si ricorderà che avevamo fatto un test con le tende e non erano molto di misura. Però alla fine vanno bene, perché questo bottone, allora quelli sopra andavano bene, questo qua si chiude, quello là no, ma alla fine, avendo messo la cucina quasi attaccata, non importa perché viene infilato e basta. Rimane dietro. Idem da questa parte, un bottone si aggancia e uno no. Vabbè. Questo dobbiamo agganciarlo, ce li abbiamo lì, prima o poi lo installeremo uno qua sotto. Siamo dentro il camper da più o meno mezz'oretta e stando comunque qua con la nostra presenza si è già alzato di un grado, quindi adesso sono 14 gradi. Ora accendiamo il nostro riscaldamento, però è in manuale, vabbè, lo accendo manualmente. La batteria, neanche a farlo apposta, è sempre al 93% come la volta scorsa e abbiamo un consumo di 170 watt con le luci e tutto il resto. Dai Vaniglia, scaldati al top! Super scaldati! Ora ci aspetta una succulenta pizza, quindi ci vediamo fra qualche ora. Eccoci appena tornati. Siccome fuori fa super freddo e dentro la temperatura è così così, abbiamo questa piccola, diciamo, stufetta elettrica che consuma 350 watt e quindi adesso l'accendiamo. Sono 3 minuti alle 11. Allora, qui dentro abbiamo 11 gradi. Come vedete, con la nostra batteria siamo all'84%. Sono passate 6 ore e abbiamo consumato il 9% della nostra batteria. Adesso stiamo consumando 540 watt, la somma della stufetta da 3,50 più il nostro riscaldamento a pavimento più le luci e tutto il resto che è acceso. Ora la batteria è all'84%, lasciamo andare la stufetta un'oretta o qualcosa del genere. Comunque considerate che questa stufetta non è di quelle più potenti che si trovano. Accendendo questa, che ci punta l'aria calda sulla schiena, si sta benissimo. Infatti qui dove siamo noi adesso sentiamo una bella aria calda che ci arriva addosso. Fondamentalmente è l'alternativa al webasto, cinebasto, quel che l'è, che possiamo accendere quando ci pare e piace, ma è elettrica.
quando il riscaldamento a pavimento da solo non ce la fa perché di fuori è troppo freddo, non ce la fa. La integriamo con questa. Abbiamo in serbo anche altre soluzioni, però diciamo che questa è la cosa più portatile, comoda, piccola e leggera che abbiamo trovato e che consuma poco. È mezzanotte e mezza, quindi dal video di prima è passata circa un'ora e mezza. Prima vi avevamo detto che c'era una media di circa 11 gradi, grazie alla stufetta siamo arrivati a 13,5-14. La batteria è scesa del 10%, infatti adesso è al 73%, prima era all'83%. In questo test dovete considerare che c'è una grossa differenza rispetto al precedente, ovvero non siamo mai stati nel camper e non abbiamo nemmeno cucinato qua dentro. L'altra volta ovviamente con la nostra presenza e con l'acqua che bolliva si è scaldato molto di più l'ambiente. Invece questa volta abbiamo fatto un test tra virgolette a vuoto, ovvero non siamo mai stati qua. Come se noi fossimo stati in giro e rientrati nel camper a mezzanotte. Adesso rimaniamo qui. Prepariamo i letti, facciamo due cose, vediamo anche con la nostra presenza quanto si scalda in più. Stavolta non faremo i barboni, ma proveremo a dormire sui sedili come era la nostra idea iniziale. Un po' troppo, ecco. E uno è fatto. Beh, il mio è super semplice. Dobbiamo dividere il sacco a pelo che per la volta precedente avevamo unito per far diventare matrimoniale, mentre stanotte saranno due singoli. Ecco, pronti! Non so se si nota chi dei due è il freddoloso e chi dei due è il caloroso, ma... adesso lo tolgo questo. Sono 10 all'una, sono 16 gradi, fuori penso che siano 1 o 2 in questo momento. Si è scaldato un bel po' quindi da quando siamo qua. In 8 ore abbiamo consumato circa il 20% di batteria. Facendo andare il riscaldamento a pavimento più un'ora e mezza di stufetta. Sì, anche due, quasi due. Adesso noi andiamo a dormire, però vi vogliamo lasciare come se fosse un sogno, una nuvoletta buttata lì, con qualche minuto di immagini della camminata che abbiamo fatto oggi, così magari qualcuno viene voglia di venire a visitare la nostra bellissima Valtellina. Buonanotte, ci vediamo domani, non è vero, tra pochi minuti. Ciao. Ciao.
Buongiorno. Allora, mi illumino un po', aiuto. Di immenso. Ti illumini di immenso. Ok. Io non esco da qui perché si sta così caldi. Come abbiamo passato la notte? Diciamo che siamo molto più soddisfatti dell'altra volta. Al momento sono 11 gradi, 5 gradi di dispersione rispetto a ieri sera. La batteria adesso è al 57%, quindi anche di quello siamo soddisfatti. Io ho dormito comodo, devo dire, bello lungo, e finalmente riuscivo a girarmi, a fare tutto quello che volevo, quindi postazione di emergenza approvata. Io ho sempre un po' il problema della lunghezza, perché qui dietro, qui in fondo forse si vede, i miei piedi si incastrano un po' sotto, un po' sopra. Adesso però facciamo colazione, quindi facciamo bollire l'acqua per il tè o per il caffè e sicuramente si scalda un po' l'ambiente. Quindi. Comunque ricordiamolo che questa è una postazione d'emergenza. Come abbiamo detto nel video precedente, il letto è questo qua. Solo che se per qualsiasi motivo noi non possiamo tirar su il tetto, o comunque magari d'inverno quando è troppo freddo vogliamo rimanere un po' più caldi, questo è una seconda possibilità. Ci prepariamo a far colazione qui. Non tiriamo sul tettuccio perché altrimenti si farebbe troppo freddo. Fuori in questo momento ci sono 2 gradi e dentro, con un quarto d'ora di stufetta, 12 e mezzo. Una stufetta lì dietro che sta veramente bene, anzi ti dirò di più. Sta bene in pigiama. Io ho caldo col pile. Abbiamo finito di fare colazione, nel frattempo è trascorsa con calma un'altra mezz'oretta e la temperatura è salita. Siamo a 15 gradi. La batteria l'altra volta era arrivata al 45-44 e oggi siamo al 51. E il consumo di un'ora e mezza di stufetta è stato sui 500 watt. Per cucinare e scaldare l'acqua più o meno avremmo potuto consumare 700, quindi siamo lì come consumi. Direi quindi da parte nostra esperimento riuscito, infatti. Uno in pigiama. Siamo in pigiama, non siamo addobbati come maglia leggera. Ovvio, non abbiamo dentro 22 gradi, però comunque di fuori ce ne sono 2. Questa volta ci siamo anche ricordati di chiudere bene il portellone. Infatti vedete che non si vede nessuno spiraglio. I lavori non sono completamente finiti. Abbiamo ancora un po' di idee. Come avete visto, chi è iscritto può aver intravisto un post. Sto ancora armeggiando con un pochino di componentistica. Gli Asperry. Insomma, lo vedrete tra poco. Prima di mettervi i grafici, ci teniamo a fare un ultimo appunto. Le soluzioni che abbiamo adottato su Vaniglia sono cucite su misura per noi e sul nostro stile di vita. Quando utilizziamo il van nei weekend, partiamo con la batteria piena, caricata dal pannello solare o dall'impianto fotovoltaico di casa. Se anche dovesse fare particolarmente freddo e non dovesse esserci il sole, comunque noi per un weekend siamo autonomi con la batteria. Noi viviamo in Valtellina, quindi nelle Alpi, e qui di freddo ne vediamo già abbastanza. Quindi le nostre vacanze solitamente sono in luoghi caldi o con un clima mite, quasi mai d'inverno. Ci piacciono i viaggi itineranti, quindi quasi ogni giorno ci spostiamo. In questo modo, o utilizzando il pannello solare o con la carica dall'alternatore, non dovremmo avere problemi a recuperare il consumo giornaliero. Insomma, tutto questo pippone è semplicemente per dirvi che le soluzioni che abbiamo adottato noi vanno bene per noi. Non è detto che siano le migliori al mondo e nemmeno che vanno bene per tutti voi. Come anticipato, ecco i grafici riassuntivi. Il primo indica la temperatura esterna, il secondo indica la temperatura dentro al camper, il terzo indica la temperatura nella zona di serbatoio e batteria. Visto che molto spesso nei commenti ci chiedete cosa abbiamo utilizzato, informazioni tecniche, il modello di questo, di quello, vi ricordiamo che sul nostro sito www.vanapian.it trovate tutte le guide che abbiamo scritto. Ho scritto. Nella sezione Nerd and Tech. Esatto, ci sono tutte le nostre guide tecniche con tanto di schemi elettrici, schemi dell'impianto idraulico, schema della centralina di gestione di Vaniglia. Insomma, trovate un po' di tutto. Quindi se siete curiosi o se state affrontando l'argomento camperizzazione van, dateci un'occhiata che può essere trovate qualche informazione utile. Il prossimo weekend faremo
una vera uscita, quindi non solo nel parcheggio di casa. La prima vera uscita ce l'abbiamo fatta. Andremo in montagna, penso, forse sulla neve, insomma. Il posto. Probabilmente se arriva il materasso dormiremo sul soffietto, anche lì abbiamo pensato a qualcosa per scaldare, ma non spoileriamo nulla, quindi ci vediamo la prossima settimana, giovedì. Ore 17, vi aspettiamo sempre qui sul nostro canale. Grazie di essere stati con noi e di essere arrivati alla fine del video. Alla prossima! Ciao! Ciao!